Si è sporcato, sì. Si è sporcato. Ma questa spiaggia qui è piena di catrame, ma com'è? È bellissima, piena. È bella, però bisogna spostarsi verso, diciamo, il mare di Palme, la Tonnara, oppure... Lancio un SOS, come si può togliere il catrame da vestiti? Tramite vestite? Dunque, qualcuno suggerisca per favore, telefonate al 64575555, te lo dico io, affogati. Affoga, ecco, vedi che ho visto come ha saputo rispondere bene, Gianna. Adesso faremo un'altra, se si vuole avvicinare, un'intervista, tutti insieme. Che ci state osservando nel nostro video, vedete qui ci sono due davvero stupende ragazze che ieri sera hanno fatto un meraviglioso film spettacolare, di cui il film che voi vedete, che purtroppo sulla mia sinistra c'è Nadia sarebbe quella... No, purtroppo non ho capito. No che si signor Viola, no, mi delude. Ma io non ho finito quello che volevo dire, forse un momentino. Gianna che ride, che... No, ma se la risposta che volevo fare. Scusami. È una battuta così. Ah, una battuta, sì, sì. Sarà in mare, le catene. Sì, poi risponde, ecco. Ritorniamo al discorso come prima, al discorso di prima. Come stavo dicendo, sì. Ripeto ancora, la nostra, che adesso praticamente... Mi è sfuggito, mi avete fatto emozionare anche un po', ma non tanto bene. Nadia, non è il tipo. Dunque, Nadia era nel ruolo ieri sera dell'assassina che ci ha ucciso, sì. Con la Gianna che qui sta al mio fianco. Assassina. Quella è la parte che mi riesce di più. Perché sono sadica. Sei una ragazza molto stupenda e poi sei aggressiva e questo per me... A questo punto ti trovi bene il tuo ruolo recitare la parte, sì, dell'assassina. Ma l'ho già fatto un sacco di volte, ho ammazzato un sacco di gente. Un sacco di gente hai ammazzato. Sì. Quindi però ci hai ammazzato, ma noi stiamo sempre qui con te simpaticamente, adesso sorridendo. La gente dice sono morte, ma come, adesso vive. No, ma io ho il potere anche di farli risuscitare se voglio. Sì, Quindi hai la magia. Sì, è vero. Quindi la mia antenata era una strega. Sì, una strega era. La nonna di mia nonna. Hai stragato qualcuno? No, quello no. Quello no, non vero. Ho bisogno di ricorrere a quei mezzi. Che succede? Ci voltiamo verso là, mi sembra che abbiamo... Sì, quello è, se mi permette di dirlo... Una girata, fai così. Ciao Federico, ciao! Quello è il nostro capogruppo, è un po' fanatico però gli vogliamo bene. Poi lì sulla nostra sinistra abbiamo il nostro ballerino, playboy del gruppo. Sa, ogni sera le ragazzine fanno un pezzo a me, un pezzo a me. Cosa può dire anche? Non sì. Hai detto niente, l'impresario Viola si è parlato. Ecco, poi abbiamo il nostro impresario Viola che oltre ad essere un Don Giovanni, ma che sguardo spermato, censura. Complimento, È anche un amico meraviglioso. Del quale uno non può farne a meno, quando lo conosce ormai non può più farne a meno. Oggi ci ha portato a mangiare in un posto veramente bello dove si vedeva il mare, infatti e noi siamo qui. Abbiamo mangiato pure, si è stato detto gradimento. Ecco, abbiamo mangiato del pesce fresco, è logico che se c'è lui solo pesce fresco si può mangiare. mi piace quella battuta spiritosa e grintosa che dice. Beh sì, non mi mancano. Ma io vorrei qui il nostro Franz. Franz si è imboscato in una barca. Abbiamo già parlato. Ah, ecco. Peccato, io non c'ero, come mai? Che era presa qui al mare. Adesso noi abbiamo avvicinato la nostra Nadia. Ecco, se permette vorrei fare una piccola intervista al nostro, sì, certo, al nostro Nicolai. Nicolai. Lui per esempio ha fatto un sacco di fotoromanzi. Che effetto ti fa trovarti di fronte a tutte quelle belle ragazze nei ruoli più piccanti, diciamo? Beh, forse l'inizio è un po' scioccante, ma poi ci si fa l'abitudine a tutto, no? Penso che sia così in tutte le cose, no? Ti è mai capitato, non lo so, di essere tra le braccia di una ragazza e sentire quel... non so che... Fatto benito Viola, ieri sera ha avuto una parte piuttosto drammatica, ci è riuscito benissimo, tanto è vero che... Mi sono, come si dice, immedesimata nel suo personaggio, non ho mai visto
uno recitare in quel modo lì. Poi è la prima volta, prima esperienza, sbaglio. Sì, infatti praticamente sono le prime esperienze sulla cinematografia, però spero di cavarcela bene comunque, anche se le prime errori, le prime sbaglie è da compatire. Ma anche la nostra... È una fine un po' tragica, siamo state uccise da una grande... Solo, attrice del ruolo. Solo che la nostra Gianna ha già avuto altre parti, vero? Guarda, mi sono immedesimata nel mio personaggio in quanto sono molto romantica e morire per amore, guarda, è una cosa che se dovessi morire vorrei morire così. Ecco. E infatti in questo mondo, dicono, il romanticismo non esiste più, come vedete qui. C'è una che fa parte di quel mondo là, giusto? Sì. Il romantico così si muore. Sì. Si muore. Caso di dire. Bene. Mentre la critica del giudizio della critica del cinema italiano ha dato anche per la Nadia una critica che una ragazza che si fa muovere molto nelle scene, cioè praticamente che sa molto fare i film bene, ecco. Scusate la mia voce perché si è interrotta un po'. Sta l'emozione, ma la nostra Gianna fa questo effetto a tutti, infatti. Sì, vero. È già successo altre volte, sì. Tu sei una ragazza molto allegra, simpaticissima. E merite qualche volta, e devo dire che qualche volta merite di fare anche te la parte del ruolo praticamente del primo piano, e quindi ci sarà anche la parte perché lo merite, perché sei bravissima. Beh, ti dirò, fino adesso non mi hanno fatto altro che dare parti da manca cornuta. Che cosa rappresentava per Benito Viola il ruolo del... Beh, io ero la sua ragazza, tradita dopo 3 anni, abbandonata da una tizia qualsiasi, arrivata all'ultimo momento. E ti sei vendicata? Ecco, infatti c'è ancora rimasta macchia del sangue di ieri sera. Guarda, questa... La tizia qualsiasi sono sempre io. Sono la sua. No, non è vero. Però ci amiamo, ci vogliamo bene. Devo dire, fateci caso, devo infatti. Bacino. Ci scanniamo dopo. Io con questo ho chiuso. Passa il microfono a te perché sei molto più bravo. Come oratore vale molto più. Sei brava te invece. Solamente ti posso dire che il film che abbiamo fatto, chissà da quante persone lo vedranno e diranno chi siano queste stupende ragazze, da dove vengono. Allora dico, sono due belle ragazze che ancora le vedrete prossimamente sugli altri schermi. Certo, giusto, ci vedremo ancora, faremo altri film, spero non drammatici comunque perché... No. Ci mette molta tristezza e poi quella lì mi sa che è sadica. Adesso quella lì si chiama Nadia. Si chiama Nadia. Ecco, adesso non lo so. Nadia, vuoi ma dire? Ma tu sai che io te queste cose non le farei mai. No, senti amore, poco pensavo no. Ti chiamassi Lia. Piacere Lia. Piacere Lia. Guarda un po' che la sa fare bene la parte di Lia. Piacere Lia. Solo che ci ti vogliono le gambe più lunghe per essere vabbè, piacere Lia. Lia comunque ti piace, una ragazza... Ma non la conosco, però anche se tu ho visto che è pieno di foto sue, ne eri un po' innamorato o sbaglio? Beh, veramente me ne ero un po' preso la cotta, devo dire la verità, però qualcosa non è andato. No, no. Non era la ragazza per te, la nostra Gianna è meglio, dico io. Sì, Gianna. La nostra Nadia. Mentre dopo... però devi... Andiamo di... Prendi il mare. Aspetta che se ci sediamo ci sporchiamo qui, vero? Vero Gianni? Ci sediamo qua. Ecco, una scena così sedute. Ecco. Con me qui a Gioia Tauro una grande diva, attrice, che è diventata popolarissima in poco tempo di un film che ha avuto uno strepitoso successo, e adesso ci godiamo qui il sole al mare assieme a questa splendida bionda che ve la presento, il nome ve lo presenterà lei stessa. Gianna. Quindi Gianna, come avete sentito dire, come ho sentito Gianna. Gianna, adesso voglio chiederti, questa sera dove hai la serata dello spettacolo? Un paesino qua vicino, comunque il nome non me lo ricordo. Me lo ricordo io perché sono io l'impresario della serata, si chiama Carenite, provincia di Catanzaro naturalmente. Quindi questa sera ci sarà molta gente ad assistere il tuo spettacolo.
di cui il tuo impresario Benito Viola ti fa avere sempre queste piazze meravigliose con grande applauso. Certo, quando lavoriamo con te abbiamo sempre delle piazze stupende e il pubblico è anche molto caloroso e molto numeroso. Cioè, come impresario vali moltissimo, perché quando facciamo delle feste con te, come ho detto prima, riescono sempre bene. Ti ringrazio, perché se le piazze sono piene, oppure le piazze sono a volte affollate, è merito anche dello spettacolo di queste belle ragazze, che sanno davvero farlo lo spettacolo, sono artiste proprio nel sangue, come per esempio Gianna. Ti ringrazio, sei sempre molto galante. No, lo merito, perché questi complimenti che io ti faccio non è che le dico solo per fare delle cose. Guarda, Benito, devo dirti una cosa, dimmi. E devo dirtela da molto tempo, sì, cioè... Okay. Ecco. Uomini come te, guarda, sono in via di estinzione, perché diciamo tu sei veramente un gentiluomo di altri tempi. Cioè il classico gentiluomo. Ti ringrazio, bisogna esserlo, perché... Devo dirlo, stile 800, e a me diciamo quel tipo d'uomo è sempre piaciuto. Oggi con queste tue belle parole mi hai commosso, mi hai fatto il più... Non è il caso. No, il più bel complimento che hai potuto fare. Io questo ricordo lo lascerò per sempre. E nello stesso tempo ti posso dire che io ho avuto tante serate con gli altri, che troverò sempre le serate a dartele a te, perché mi fai sempre fare una bella figura, perché sei una splendida ragazza, Gianna. Ti ringrazio, Benito, sei molto gentile, comunque spero anch'io di lavorare sempre con te, in quanto oltre appunto, come ho detto prima, ad avere belle serate, belle piazze, ci divertiamo anche, stiamo in buona compagnia, e quando diciamo si sta in buona compagnia il tempo passa molto in fretta, e poi oltre a lavorare ci si diverte, insomma non ho altro da aggiungere. Ti ringrazio per come sei gentile, per come ti dimostri amico nei nostri confronti, e vorrei salutare i tuoi compaesani e dire che la Calabria è un paese stupendo, c'è un mare... Dire bellissimo è poco, un'acqua limpida, appunto ci troviamo proprio di fronte al mare e vedo un'acqua appunto bellissima, mi viene voglia di farmi un bagno, fatto è che non so nuotare, quindi non posso farmi il bagno. Non ci credo mica. Non guarda neanche un po', ho terrore dell'acqua. Ma io veramente non ci credo, perché... No, veramente. Una ragazza come te praticamente credo che sa fare tutte le belle cose che si possono fare al mondo. Ma cosa c'entra? Non so nuotare. Vabbè, comunque non è una cosa, però... Ah certo, non è... Voglio dire pure che dietro le nostre spalle... Abbiamo anche Federico. Ah certo, Federico, il nostro fuori programma, il nostro cantante, ex chitarrista degli Showmen. E l'altro giorno è stato a Rimini, esattamente il 16, all'Altro Mondo di Rimini, e ha partecipato come vincitore al Disco per l'Estate, con il suo ultimo 45 dirottamento. E questo veramente per noi è una grande sorpresa, perché noi possiamo dare a tutte quelle che sono invidiose, che Federico magari dicevano, Federico oramai qua, là, no, Federico va sempre al successo, lo sta dimostrando e lo dimostrerà ancora, come infatti lo vedrete a Domenica Inne prossimamente, e resterà sempre nel nostro spettacolo, perché Federico è un grande artista, vero Gianna? Sono convintissima. Sì. Ecco, vuoi presentare quella meravigliosa coppia qui che sta passeggiando e fa parte del nostro spettacolo? Benissimo, la nostra troupe comprende anche una graziosissima ragazza che noi scherzosamente la chiamiamo Nicca Costa. Per la sua statura. Ciao. Ma in fondo è simpaticissima. Poi abbiamo un ballerino che presenta anche i nostri spettacoli di piazza, un biondo. Ecco, un momentino. Dire bello è poco. Volevo aggiungere una cosa, si è notato a Taurianova che mancava il presentatore, perché l'avevano visto che era bravissimo, e il pubblico l'ha notato questo, adesso lo dico, perché questa sera l'abbiamo con noi. C'è il nostro presentatore, si chiama Nico, io pregherei Nico e la nostra cara Nadia di avvicinarsi in modo che li possiamo intervistare. Ciao. Ciao, siete arrivati in questa estate? Sì, io.
si vuole accomodare, farci un po' dunque, incominciamo dalla nostra amica Costa. Nica, anzi Nadia, scusami Nadia. Cosa hai da dire in proposito alla scena di ieri sera? Del film che abbiamo girato, della tua parte? Mi sono divertita tantissimo, mi sono anche un po' commossa, direi. Più in chiesa. Eri bellissima nell'abito da sposa. Ti ringrazio Nadia. Se fosse fatto su misura per te, un po' strettino comunque. Comunque volevo chiedere una cosa, la parte della sposa, cioè interpretata anche da Benito Viola, cioè andava bene la coppia oppure andava bene solo la sposa? Anche lo sposo era impeccabile nel suo abito scuro, col suo papillon nero, stava benissimo, eravate una coppia perfetta, dico eravate perché in realtà siete solo ottimi amici, vero? Appunto. Fra parentesi, mi sono commossa più io. E mi è dispiaciuto ammazzarvi, ve lo giuro, perché l'ho fatto male in cuore. È dispiaciuto più a noi, giusto Benito? Sì, dispiaciuto moltissimo, però l'ha fatto di una maniera non con odio, ma solo fare per lavoro, cioè... del film praticamente. Si intende quello. Io nella parte ero molto innamorata di te, allora esatto. In quel modo l'ho fatto più con rabbia che con con odio, ecco. Infatti Nadia realmente era innamorata pazzamente da me e allora a questo punto vedere il dramma, cioè la sposa, allora si è innervosita, purtroppo ci ha uccise. Sì, è vero. Cioè, però tu eri duro a morire, o sbaglio? Sì, ecco, veramente se cioè l'amore che ti tende la scena drammatica l'ho voluta continuare un po' perché voleva che sul film si potesse vivere questa passione del film, soprattutto perché è una cosa che mi auguro di non cadere a nessuno. Quando due si innamorano succedono di quelle cose drammatiche che non si le aspetta. Cose, vero Gianna? Comunque è bello quando si muove in un certo modo, si muove per amore. E per il giusto sono morto dando un bacio alla bellissima Gianna. Il bacio della morta. Il bacio della morte, ma è durato pochissimo perché adesso sei qui e vedi tutte... E magari ti dispiace anche. Sì, mi dispiace molto. No, perché volevi... perché volevi che moriva sul serio? No, e la Madonna. Ma chi ha detto queste cose? Che il bacio è durato poco. Ho fatto finta di non capire. Ma che scherziamo? Sono contentissimo che quello è stato il film. Ma adesso se Nadia ci tocca questo argomento un po' toccante, lei forse pensa, non so, che volesse che siamo morti noi due, no? No, per carità, non è poi così cattiva. Mai, poco no. Scusami Nadia, bene, stiamo parlando solo noi tre. Io vorrei intervistare anche il nostro Nico, che ieri sera si è improvvisato anche aiuto cameraman. Dunque Nico, ballerino, presentatore e anche cameraman. Nico, cosa hai da dire in proposito a ieri sera? Niente, che è stata un'esperienza molto, molto bella perché... Abbastanza bravo. Si è impegnato tantissimo, cioè ci siamo impegnati un po' tutti e il film penso che sia riuscito abbastanza bene. Giusto Benito, certo. Sei d'accordo? Tu avevi anche nel ruolo molti fratelli ieri sera, tutti contro di me, mi avete dato un'ammazzata di botte. Nadia mi ha dato uno schiaffone che me lo ricorderò sempre. Hanno dato, avevo dei fratelli. Sono subito pentita però, troppo impeto, è vero. Mi ero immedesimata troppo nella base. Nel film invece... avevo dei fratelli troppo innamorati di me, cioè non innamorati ma diciamo gelosi della sorella, ecco giusto. Sì, naturalmente. Vedete adesso che purtroppo la Gianna in questa spiaggia è un pochettino purtroppo diciamo sporca, si è un pochettino sporcata. La Nadia. La Nadia intenta a pulirsi, che ogni tanto, dico ogni tanto, sempre si sporca di... Cos'è che ti sporchi? Con che cosa? Con che cosa ti sporchi? Nadia è sempre simpatica a rispondere alle nostre domande, alle nostre interviste, vedete tutte queste? Bene, io adesso vorrei intervistare anche il nostro cameraman. Se possibile qualcuno tiene la telecamera e io vorrei intervistare lui. Sai girare? No. Si chiama Antoine se non sbaglio. Benissimo, adesso... Antoine si chiama... Antoine. Bene Antoine, lascia la telecamera a Nick. Oggi è da non trascurare anche il nostro assistente tecnico televisivo che ci sta...
ci sta praticamente facendo queste bellissime riprese, naturalmente con le prime piane. Sì, allora ci volete salutare? Ciao, arrivederla. Speriamo in una prossima intervista. Nadia, ci vediamo, ciao. Bacetto. Ciao, ciao. Ciao Nico. Ciao. Un ciao. Molto in questa meravigliosa spiaggia. In questa meravigliosa spiaggia, dire meravigliosa è dire poco. Mi devo ripetere ancora, ma la Calabria è famosa per il mare. Il mare è qualcosa di splendido. Ma io di inebriante. Mi permette di dire una cosa, io sono venuto tantissimi giorni in questa spiaggia e io mi trovavo solo, non trovavo niente di meraviglioso. Lo trovo adesso che sto con te. Adesso sì che è meravigliosa, stando un raggio di sole qui al mio fianco con una stella di ragazza come questa. Senti, Benito, mi fai no, non ti devi commuovere. No, mi chiami addirittura a raggio di sole, stella, ponente. Sì, ma questo che ti sto dicendo non è che siano così, sono cose che si vedono. Mica sono cose che si inventano, si vedono. Quindi tu praticamente vedrai... Sembra una stella? Sei una stella. Ma sembra... L'ho detto, lo ripeto ancora. Ti ringrazio, sei sempre un uomo d'altri tempi, ecco. Ecco il termine giusto. Ecco, romantico, diciamo. No, cioè no. Tutti possono essere un po' romantici, ma tu sei un uomo d'altri tempi. Sì, ho capito. Io praticamente... che romantico. Più che romantico, anche te trovo... In queste espressioni che mi hai commosso, ecco, mi hai commosso perché mi hai dato delle belle sorprese, delle belle conversazioni. Ecco, adesso volevo solo definire che il nostro tecnico è bravissimo, solo che non si è voluto far intervistare, però vi posso dire che è stato un ragazzo che ha aiutato la truppe per girare questo meraviglioso film. Vorrei ringraziarlo anch'io, suo carissimo Antoine, che è stato bravissimo. Ci ha ripresi ieri una giornata intera senza mai stancarsi e noi insieme a lui ovviamente. Dunque, caro Antoine, ti ringrazio, sei stato bravissimo. Ecco, volevo aggiungere prima che finisce, naturalmente, prima di andare via, se mi dai il bacetto. Certo. A questo punto direi di chiudere qui, salutare la bellissima Calabria, salutarci. Ecco, quello salutarci. Salutare i telespettatori. Salutare i telespettatori sul nostro video che ci stanno guardando. Tutti e spero di ritornare presto in Calabria perché, come ho detto prima, è bellissima. Ecco, non ho altro da aggiungere. Ecco, allora finiamo con parole. Ed io e Gianna adesso dobbiamo andare perché dobbiamo uno grande spettacolo da fare a circa 100 km da qui. E quindi dobbiamo purtroppo lasciarci. La nostra puntata sarà prossimamente che continueremo la nostra sessione. Per adesso vi salutiamo con ciao ciao. Sarà al nostro nuovo incontro quando verrò nuovamente in Calabria con la mia troupe. Ti ho già scritturata per un altro tuo grande successo. Prossimamente saremo il 26 settembre e ricordatevi che anche il 10 ottobre. Quindi saremo sempre insieme e altri spettacoli che ancora devono uscire. Benissimo, dunque al 26 settembre, un arrivederci a tutti, ciao ciao, bacioni. Ciao ciao, ciao. Ci stiamo avviando verso la macchina dove fra qualche istante prenderemo la direzione per andare a... La nostra meta per lo spettacolo di stasera. Lo spettacolo quindi... di questa sera. Che sicuramente c'è molta gente venire a vedere Gianna. Ci stiamo avvicinando non verso... Non solo Gianna, tutta la troupe, compreso innanzitutto Federico. Federico, eccolo lì, ecco, è già pronto a salire sulla macchina, che... si sta preparando. Federico, noi ti stiamo del nostro video salutando e farti la nostra... una grande intervista che ti abbiamo fatto. Abbiamo parlato molto di te, sei bravissimo e noi continueremo sempre le spettacoli, vero Gianni? Certo, sempre con a capo Federico e noi insieme a lui. Ovviamente con te che ci guida. Grazie. Adesso, prima di salire sulla macchina, Federico ti dà un saluto e io finiamo. Mi sono vestito, mi sono fatto un bagno bellissimo, ho fatto un bagno meraviglioso, c'è un'acqua bellissima, delle spiagge stupende in Calabria, perché poi è vero, inutile dire chiacchiere. Vi dico ciao a tutti quanti, saluto Benito Viola, saluto Gianna, saluto anche Nadia, Nico il ballerino e tutta la troupe che stasera come facciamo lo spettacolo con Benito Viola. Speriamo di rivederci da capo, arrivederci su. Non ci interessa a noi, va bene? Ma io devo andare avanti con la produzione, ma... Dì.
diglielo tu, diglielo, Pippo. No, no, diglielo. Assolutamente. Non si può, assolutamente. È impossibile. E come facciamo a lavorare in queste condizioni? Non ci interessa, è impossibile. No. Allora come vai nel posto del lavoro? Non è possibile. Per quale motivo non è possibile? Ma scusa, diglielo tu che non è possibile, diglielo. Io avevo richiesto. Ma non siamo ancora usciti. Non siamo ancora usciti in mare. Che cosa sta succedendo? Io avevo chiesto dell'importazione fresca, ogni giorno per giorno. Qua mi è rimandato a 2 settimane. Ma non è possibile. Importazione di che cosa? È tutto il materiale che noi siamo a disposizione del lavoro. La carne? No, è la carne. Dobbiamo portare la carne. Scusi, io con la barca. Con la barca. La carne con la barca. Il mare oggi è magro. È magro. Come magro? Non c'è pesce. Avevo preso delle vitamine. Non prendiamo delle quotazioni. Avevo chiesto. Ma lei che cosa vuole? Ma qui cosa sta succedendo? E non si crocqui, questo qua è una cosa di nostra competenza. No, è un attimo. Hai capito? Basta. Dove stanno gli altri? Stanno lì. E che fa? E chi è quello là? E qua che stanno facendo là? Chi è quello là? Ma perché non vai? Andiamo a vedere chi è! Ma questo non mi scuoto. Seguici! Andiamo a vedere chi è! Allora vai, continui! Che cosa vuole lei? Che cosa gli ha fatto papà? Papà mi sapesse, questo non ci fa, non ci lascia in pace. No, non vi lascia. Ammazzate. La prossima volta impari. Andiamo via. Mascalzone. Mia figlia, mascalzone. Mascalzone. Lascialo stare. Lascia la parola che non siete altre. Ti dispiace, no? Non volevo. È un po'. Senti, vai lì nella barca, vedi, ci deve essere un po' di disinfettante. Sì, vediamo. Sono fratelli quelli che hanno fatto questo. No, era anche mio padre. Mio padre è un tipo molto. Ma non ho mica parlato, non ho mica detto niente. Aspetta. Togliamoci. Però non mi importa mica quello che è successo. Perché? Perché lo rifarei ancora queste botte per voi. Avvicina il microfono, ma, no. Ma lei ci conosce già? Cioè. Ah, ma lei con tizio che tutti i giorni vediamo passare di lì. Sì, vedo sempre lei. Non mi sembrava, mi sembrava una faccia già vista. Adesso ti dico solamente una cosa, che ho preso una cotta. Oh, madonna, non mi dica queste cose perché io sono molto timida. Non dica. Io. Ma come fa a innamorarsi di me se neanche mi conosce? Anche se suo padre ha fatto quello che ha fatto suo fratello. Ma mio padre è un tipo molto antico, a parte che mi vuole molto bene e guai chi si avvicina. Poi lei innanzitutto. Ma come fai a dire che sei innamorato? Queste botte lo chiami buono, tu metti nei suoi panni, lo scorso vanno lì a prendere il sole. Ma io non mica ho fatto niente, ho solo guardato. Vabbè, comunque andiamoci del tu, visto considerare. Io mi chiamo Nadia. Io mi chiamo Benito. Bene, Benito, capisci? La situazione è questa, cioè noi stavamo lì a prendere un po' di sole. E allora perché non fai tu ti sei avvicinato, ma dovevi presentarti, non lo so io. Adesso che abbiamo fatto conoscenza, perché non mi presenti tuo padre? Gli spiega la situazione perché ti voglio bene. Ma io ancora sono una ragazzina, cosa? Ma sei una ragazzina, ma io posso anche aspettare. Non lo so, guarda, sono cose molto delicate. Dovrei parlarne prima io con mio padre. Tuo padre cosa fa? Il pescatore? Sì, mio padre pesca, vive appunto andando a pescare. Mi piacerebbe fare il suo mestiere. Noi siamo molto poveri, forse non. L'unica cosa che ci fa andare avanti è proprio quello. A me non mi conta più la ricchezza. Io ti amo solamente. Oggi ha fatto quello che è successo.
successo oggi è successo perché... Vabbè, comunque dimentichiamola questa cosa perché... Bello il mare, eh? Il mare è bello, quello che è bello. Non posso darti un bacio. Sì, però sulla guancia ci sono molto più. Sulla guancia? Per adesso sulla guancia. Adesso ti piacerebbe lavorare con la tua famiglia. Perché? Soprattutto perché. Ma è un lavoro che rende poco. Perché rende poco? Perché qui tutte nella zona vivono più tanto di questa. Allora non è che siamo molto proiettanti, direi. Siamo molto poveri, però a me piace questa vita, io non la cambierei. Io invece faccio la vita da un vagabondo, giro dappertutto. Cosa cammino. Fai? Niente, vivo un po' tanto là e vorrei avere una famiglia, sistemarmi, ma capito, non... È quello che vogliamo tutti. Io mio padre voglio tutto, ti dirò, da quando è morta mia madre, non so, sembra che tutto sia finito. Sì, ma tutto quello che noi stiamo dicendo. Da quando è morta mia madre, non so, ci sentiamo molto sole, avremmo... Hai deciso? Anch'io avrei bisogno, non so, di sentire qualcuno. Ma sei timida, perché non parli più forte? Io sono stato un pochettino vado? Di... Capisci, da quando è morta mia madre. Da quando è morta tua madre. Anch'io sento bisogno di avere qualcuno che mi voglia bene. E penso che oggi è giunto il momento, la giornata. Per noi cambia vita. Non lo so, ma non ci conosciamo neanche. Non ci conosciamo, vedrai. Tu forse non mi conosci. Ma io sono buongiorno. Da quando eri bambina che sei. Una Satya. Ciao. Ti sì. Vuole il nostro padre, dai. Ti deve dire una cosa. Ti deve dire una cosa, vai. Mi aspetti? Dai, certo ti aspetto. Ciao, come stai? Ho visto che stavi in stretto dialogo con i miei fratelli. Sì, ma solamente era un'amicizia così. Ah, solo un'amicizia. Lo sai che io ti voglio bene. Ah, io anche. Certamente. Io ti amo. Dal primo giorno che ti ho visto, guarda. Io ti amo. Abbiamo detto a coppia. Io ti amo pazzamente, per me non esistono altre donne. Anche se hai visto un po' con tua sorella, non è stato, è stato un incontro così, capito, amichevole, niente di capito? Sei una dolce ragazza. Bacio. Mi ami davvero. Sì. Ma lo fai solo per... Ti amo. Giuseppe, alla posso dare... Ma poi... Con mia figlia, brutto vedente! Che sta succedendo? Che tu che fai qua, sgranzata? Vai a casa! Vai a casa, vai! Vai a casa! 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 Vai a Vieni a casa! Faccio incazzare. Questo. Che succede? Disgraziata. Ma questa cosa non doveva farlo questa nuova. Perché? Senti, tu sei il mio figlioccio. Sì, papà. E l'ha da fare sta cosa. Cosa devo fare? Perché sei il mio figlioccio. No. Questa è l'arma. Non posso. Devi andare, devi spararla. Vai. Non vai e valla a uccidere pure tu quella fedente, vai. Andate tutte e due, andate! Uccidete! Andate tutte e due, andate! Stendi a terra, vedi? Non può! No, l'ho fatto, Benito, che è successo? Spara! Muori! Dai, cazzo! Vedi! L'onore è vendicato! Gianna! Gianna! Ti prego! Cerca di avvicinarti. Avvicinati, Gianna. Io ti amo, Gianna. Ti voglio bene. Avvicinati. Voglio morire vicino a te, Gianna. Ti prego, Gianna. Oh.
cominciato. Oh, John, deve farcela, ti prego. Avvicinati, voglio stringerti la mano. John. Devo farcela. Devo farcela. John. Voglio, lasciato detto, di costruirci una tomba e di seppellirci uno accanto all'altro. Gianna, Gianna, rispondi, ti prego, in nome del cielo, rispondi. Gianna, su, dammi la mano, dammi la mano, la voglio stringere forte, così soffrirò di meno, durante la mia agonia. Gianna, rispondi, Gianna. Oggi abbiamo fatto un grande viaggio di nozze, ma per noi sono state soltanto nozze di sangue. Gianna, ricordi la zingara, Gianna, ricordi quando diceva che deve scorrere del sangue, era questo il sangue. Gianna, voglio accarezzarti i tuoi dolci capelli, i tuoi biondi capelli, se voglio accarezzarteli. Gianna, vorrei dirti ancora tante parole, ma è troppo tardi. È troppo tardi, Gianna. Quelli bastardi dei tuoi fratelli si hanno vendicato e non hanno avuto nemmeno pietà di quella creatura che portavi in grembo. Gianna, addio Gianna, è arrivato l'ora di darcela addio per sempre, addio, oh, addio, addio, mio adorato amore, addio, ti amerò sempre, addio. Mio piccolo, voglio lasciato detto che ci custodiscono una tomba, che ci seppelliscono uno accanto all'altro. Addio. Ora abbiamo trasmesso il film La Donnara e veniamo a presentare gli interpreti di questo film. Ecco, un'inquadratura panoramica per i nostri artisti, eh? Oh, ecco, abbiamo da sinistra verso destra i due innamorati, eh? Ecco qua, i due innamorati, e di qua, ecco, si può inquadrare qui, si avvicini, venga qua. Ecco, abbiamo... Che cosa ne pensano loro del film? Bellissimo, bellissimo. Un paesaggio immenso, enorme, bello. Non mi è piaciuta la fine drammatica. Ecco, va bene, ma purtroppo, come si suol dire, ogni storia d'amore finisce come, insomma, tutti sanno di questo film, eh? Bellissimo, un paesaggio immenso, bello, il mare. Avrei preferito che la storia finisse in bellezza. E vabbè, come abbiamo già detto, ogni storia d'amore ha una sua fine particolare. Questa purtroppo è finita male. Andiamo avanti. Ecco qua l'interprete principale. Ci aiuta molto, ma mi spieghi, ma lei spesso e volentieri fa queste parti qui? Cioè, le piace farle? Certo, questa è... praticamente mi piace farla, non mi piacerebbe fare questo ruolo. Però siccome il nostro regista purtroppo ci propone queste parti, ho dovuto farle. Mi sono impegnato perché devo andare al successo. Quindi anche adesso potete anche vedere Gianna cosa ne pensa di questo ruolo.
Ecco, ringraziamo il signor Benito Viola, passiamo all'altro interprete. Ecco qui, Gianna, ecco, che cosa ne pensi tu invece del film, eh? Bellissimo. Soltanto questo? Soltanto questo. Molto bene. Ecco gli altri due interpreti, lui è il mio figlioccio e lei la mia figliola, eh? Oh, interpretiamo, insomma, il loro pensiero. Diciamo che, insomma, è la classica famiglia che si trova giù nel meridione. Io sarei naturalmente qui il mio figlioccio e la mia figliola. E interpretiamo prima il mio figlioccio, interroghiamo. Interpretiamo io, vabbè. Cancella da capo. Dunque, interroghiamo prima il mio figlioccio. Che cosa ne pensi tu del film? Beh, penso che come trama sia abbastanza nuova. Infatti, dopo il Romeo e Giulietta di tanto tempo fa, un Romeo e Giulietta del 2000 mancava nella storia del film di Hollywood, di Roma, di Cinecittà. Quindi penso che un film del genere sia abbastanza nuovo e interessante. Bene, grazie. Lei? Beh, io non è la prima volta che faccio queste parti. Infatti, già in passato ho fatto parte dell'Amante. Il signor Benito Viola lo sa pure. Stavolta però il finale non me l'aspettavo proprio. Infatti ci dovevo essere anch'io, chissà perché poi alla fine. Vabbè, è stato un cambiamento che c'è stato sul programma. Comunque, ecco, andiamo avanti. Io ci ho preferito, eh? Angelo De Stradis, tu che cosa ne pensi del film? Beh, a dire la verità sono rimasto abbastanza contento di tutto quello alla scena e quello che è successo. In particolar modo l'impostazione come è stata fatta. E congratulazioni. Grazie mille. Andiamo avanti. Ecco qui, uno dei nostri mafiosi, Trombone. E allora, dimmi, che cosa ne pensi tu del film, che cosa ti è sembrato, eh? Beh, come film direi che non c'è male, solo che la parte mafiosa forse è un po' dura nei confronti del signor Viola. Ah, è un po' dura, vabbè. No, no, andiamo avanti, perché ognuno ha una sua idea di questo film, eh? Altro interprete principale di questo film è il signor Giuseppe De Matteis, che faceva la parte di Oso, sì, amico del padre. Interprete molto importante è qui il signor Giuseppe De Matteis, che appunto è il capo mafioso, insomma, della mafia locale. E lei che cosa ne pensa del film, eh? Beh, è stato un film bellissimo, una trama stupenda, film d'amore, film drammatico, dove c'è l'amore non manca il dramma, naturalmente. E comunque, nel complesso è riuscito abbastanza bene. Forse mi sono immedesimato troppo nella parte aver ucciso Benito. Bah, sono cose che succedono purtroppo quando uno lo fa e lo sente veramente. Comunque credo che nel complesso sia andato tutto bene, abbastanza bene. Ecco, così finiamo la nostra carrellata di ospiti. Un'altra inquadratura. Dunque, ripetiamo, gli interpreti principali e secondari, facciamo tutta una cosa perché sono tutti principali e tutti secondari. Partendo da sinistra verso destra, diciamo un'altra volta, c'è qui con noi Silvana Scorrano, Alberto Maruggio, Benito Viola, Gianna e Nicola Di Bari e qui abbiamo Nadia, Angelo De Stradis, Trombone e Giuseppe De Matteis. Basta così, mo. Buonanotte. Accidente, si è fatto tardi. Come trascorrono le ore? Devo andare in ufficio. Gianna, ti lascio riposare. Sembra una Madonna come dormi. Gianna, quanto ti voglio bene. Beh, adesso tocca anche pensare al lavoro, naturalmente. Devo adesso vestirmi e pensare all'ufficio. Cosa può pensare un uomo? Una bella donna come questa? Sì, posso dire che sono stato un uomo fortunato. Una casa, un ufficio, una bella donna. E di che cosa mi posso lamentare? Sono veramente felice. In fondo Gianna per me è stata la luce dei miei occhi. Io senza lei non saprei vivere al mondo. Mi auguro di avere la fortuna di poterla godere. Lei, poveretta, ne ha passate tante, coi suoi fratelli, suo padre. E io
sono davvero felice. Adesso ho i miei problemi di lavoro, ma mi auguro questa felicità di poter durare moltissimo. A pensare quel giorno che è penetrata quella zingara in casa, ci ha letto la mano e diceva che scorre molto sangue. Ho un presentimento un po' triste, non so perché, forse perché è proprio, non lo so che cosa, ma non sono contento, dovrei essere contento. Adesso non lo so, mi alzo, ho sempre pensare alla zingara che dice che scorre sangue, ma sì, non voglio pensarci affatto a queste cose, tanto le zingare a volte lo fanno solo per denaro queste cose. Vabbè, adesso Gianna, il mio ufficio, chissà quante pratiche di lavoro c'è o che mi aspettano, fermo il mio ufficio tutti questi giorni per lavorare, ma adesso un po' alla volta, forse se lei viene a trovarmi in ufficio, le ore mi passano prima, perché naturalmente... Devo andare a comprare... No, dalla Bene. Porta, dalla porta. Bene, adesso devo andare a lavorare. Avanti! Chi sarà a quest'ora? Boh. Buongiorno. Credo che non mi aspettavi o sbaglio? Nadia, cosa fai qui alle 7 di mattina? Diciamo una visita di cortesia. Posso entrare? Prego, ma sbrigati perché ho da fare. Devo andare in ufficio. Ti porto via solo un poco tempo. Buongiorno. Buongiorno. Vedo che hai una bella casa, o sbaglio? Ma non lo so, volevo venire a trovarvi, darvi gli auguri, vedere se il viaggio di nozze è andato bene. E sinceramente ero anche curiosa di vedere la tua bella mogliettina. Sta qui, sta dormendo e no, mi dispiace che non posso presentartela. Buongiorno signora, vedo che è comoda, ma com'è bella stamattina, molto più bella. Qual è questa? Guardi, non è con lei che voglio discutere, ma bensì col mio ex convivente. Posso scambiare quattro chiacchiere con lui? Può andare di là un attimo, per cortesia? Nadia, vattene, non c'è niente da discutere, tra me e te è finita, vattene! Questo lo credi tu, ma non ho capito perché ti arrabbi, io sono solo venuta a vedere la casa, non so, a vedere come... Scelto tutto lei. Tu non hai mai avuto gusto in questo. Sono cose che a te non ti interessano. Madonna, come te la prendi? Poi, hai paura? Poi questa visita dalle 7:30, così? Ma diciamo, non lo so, volevo vedere come eravate sistemati. Niente in contrario, spero. Avanti, sputa fuori ciò che deve dire. Niente, ti ripeto, volevo solo vedere come eravate sistemati. Ci siamo sistemati molto bene, ci vogliamo bene, ho formato una famiglia, non voglio rotte le scatole, vattene. Sicuro? Sei sicuro di questo? Certamente. Ma tu non hai capito perché sono qua, Benito. Perché sei venuta? Cosa vuoi? Avanti. Cosa voglio? Cosa vuoi? Tra poco lo capirai. Non ci riesco a capire, solamente sono in ritardo e devo andare in ufficio. Beh, visto e considerato, adesso capirai perché sono qua. Lei lasciala fuori perché non è con lei che ce l'ho, ma bensì con te. È con te che voglio discutere, perché sei un bastardo. Cos'è, uno scherzo? Metti no, via quell'ornetto. No, ti prego, scherzo. Fermati. Tu ce ne pentirai, di mezzo, Nadia, perché... non con me. Tornatene a letto se non vuoi finire male anche tu. È con questo bastardo che voglio parlare. Vattene, tu vattene. È una settimana che aspetto questo momento. Tu non sai cosa ho passato. Io e la bambina te ne sei fregato, ma questa è l'ultima volta, guarda. Perché non fai più male a nessuno. E tu tornatene a te. Ti ho detto di andartene e di... Tu non metti via quella ordini. Pistola. Non hai capito? Nadia, tu di me non hai nessun pietà, potere più. Un figlio in grembo. Non commette le pazzie. Tu tornatene. Ragione, Nadia. Vattene. Non è con te che ce l'ho, per favore. Guarda, Benito, tu non mi Ascolta conosci bene. Ascolta bene. Non mi conosci bene, non hai ancora capito, questa è l'ultima volta che mi vedi, ma nel vero senso della parola, perché io... Vattene! Io ti ammazzo oggi. Butta via quella pistola! Cosa butto via? Sei non una... hai capito niente! Sei una pazza Cosa criminale! Cosa sono io, una pazza? Pazza criminale! Benito, vattene. Benito! Benito, va via dalla porta! Lasciala la porta, lasciala la porta, vattene di là, Benito. E tu, tornatene a letto, ho detto!
Guarda, no, guarda, non farmi commettere una pazzia. Non cioè, mi toccare, ho detto. Nadia. Mi fai schifo, sei un porco. Guarda, mandala via, mandala fuori, schifo, se lo faccio fuori anche lei, Benito. Guarda, non mi conosci bene. Guarda che carica, non sto scherzando. Vedi che Gianna è malata. Non sto scherzando, Benito, è inutile, guarda, non, è inutile che tu supplichi. Io allora, ormai sono decisa e non credo di farmi paura, sai. Avanti, ascolta, butta via quella pistola. Metti giù le mani, Benito, guarda. Nadia, sono proprio Nadia, ripensaci ciò che stai facendo. Io non ci penso su, ci ho pensato già abbastanza una settimana. Cosa faresti? Quello che ho deciso è la cosa più giusta da fare. E tu uccideresti il padre di tua figlia? Avresti il coraggio? Non mettermi le mani addosso, ho detto. Nadia, e per tu favore, ritorna di là, ragiona, o vattene via. Non commette le pazzie. Vattene, cosa? Per l'ultima volta te lo dico. Vattene! Aiuto, Benito, muoio. Maledetta. Gianna. Benito. Gianna. Benito. Gianna. Muoio. Gianna, maledetta, mi l'hai ammazzata. Mi l'hai ammazzata. Sì, e adesso seguirai anche lei. Sei come un avvoltoi che ha aspettato il momento di vendicarti. Avanti, cosa aspetti? Finiscimi. Certo, quello che devo fare lo farò fino in fondo. Tanto la vita mia non ha più valore senza Gianna. Bastardo, maledetta. Devi morire. Ah, non dovevi farlo. Bastarda, guarda cosa hai fatto. Hai aspettato come un avvoltoi il momento per vendicarti e l'hai fatto. Non hai avuto scrupolo di coscienza. Hai ucciso Gianna, che non c'entrava in questa maledetta storia. Non hai avuto un brico di pietà nemmeno di quello bambino che portavi in grembo. L'hai ucciso senza colpa, maledetta. Cosa speri per te? È finita. Finirai per tutto il resto della tua vita dentro una galera, pazza criminale, che non sei altro. Hai ucciso due esseri umani senza avere pietà. Due esseri umani che si volevano tanto bene. Gianna, amore mia, non ci vogliamo bene. Spara! Maledetta! Finiscimi, che sto soffrendo come un cane. Gianna, amore mia, non ci vogliamo bene. In ufficio e mi diceva: Benne, sei triste, su. Su con la vita. Gianna, oggi noi abbiamo vinto. Il viaggio di nozze, sì, felice, ma per noi era soltanto nozze di sangue. Gianna, mi ricordo quando tu eri tanto felice di essere madre. Aspettavi in attesa il bambino e mi diceva: Benne, guarda, tocca sulla pancia, il bambino si muove, vede, da calci, tocca sulla pancia. Adesso ripenso quel bel ricordo, che adesso è la fine per noi. Gianna, mi ricordo tante cose da noi. Adesso è finita per noi, Gianna. Fammi ancora una volta toccare i tuoi capelli e darti l'ultimo bacio per sempre. Addio, Gianna. Addio, amore. Tu per me sei stata la vita. Addio, Gianna. Addio, amore. È stato bello morire insieme, Gianna. È stato bello morire insieme, Gianna. Ah! Cinzia, meglio orfana che un padre bastardo. È
Nello stesso istante, nella camera, entra la bambina, figlia di Benito e Nadia, che, atterrita alla vista della tragedia, si mette a strillare. Grida. La madre, furiosa e piena di odio, prende la bambina da un braccio, portandola via bruscamente, dicendo: lasciali morire, questo è ciò che loro meritavano e lo hanno avuto. Si conclude così tragicamente quel cieco amore di Benito e Gianna in una pozza di sangue. Ti hanno fatto male, caro. Ma quelli sono vigliacchi. Ma non è finita così ancora. Ma è vero che non mi vuoi più sposare, che hai quella lì? Fammi, Nadia, ragionare un po', non ci capisco più a me. Non so niente, non ho visto entrare in casa mia, non so quello che sta succedendo. Cos'è sto fatto che ti devi sposare? Ti devi sposare? Ma di cosa stiamo diventando pazzi? Ma ti sei ricordato chi sono io o no? Sì, Nadia. Nadia una volta si deve sposare questo qui. Ha capito che si deve sposare? Non c'è bisogno che devi capire. Ormai si sposa e basta. Anche tu vuoi, non mi dare fastidio. Ma non pretendo, senti, a parlare il capo, non mi scappo tutto me. Mette le mani a Giosta, a mettere la sua sorella, va bene? Ma questo, questa è anche casa mia. Ma che vuoi qua? Io, ma che vuoi? Ma tu me lo dovevi dire, hai capito? Pronto. Sta bene questo. Bene, vai a trovarti lì, dai. Ma ci vorrò sapere c'è che c'è. Io sono il fratello di miei scappeggiati. Dai, scappiamo. Senta, perché? Non ce n'è bisogno. Perché? Vai via. Anche te mi sei contro. Vai via. Silenzio. Senta, per favore. Ma che cosa fai? Ma non si può sapere che cosa succede. No, io... Non lo so perché. No, ma la signora che viene in mezzo. No, lei chi è? No, lei come ti stai mettendo? Beh, nostra sorella si deve sposare con Benito, E da quando è qua? Da quando è qua? Da oggi. Da oggi lui si sposa e basta. Tu dovevi dire? Lascia la fare. No, dai. Non ritengo più Nadia, ma per favore, lo do appena qui. No, io non sono da qui. Ti fa piacere. In caso tua, vedresti tutta sta gente qui. Io non l'ho mai vista. Mi spieghi chi è innanzitutto? Lascia che ti e chi è la ragazza? Come metto la testa? È la moglie, questa è la nuova moglie. Lo dicono loro, nostra sorella. Ma lei non è interrogata. Ancora non è mia moglie. Non è interrogato. Mi può spiegare bene. La moglie sarà fra due giorni. Fra due giorni e poi se io non ci credo. Facciamo così. Dai, non ci stai capendo niente. Non c'è niente, manco io. Questo signore qua. Questo è stronzo, l'ho preso in giro per 3 anni. Allora io non dico lui, adesso lo lasciamo fare, perché si deve spostare per due giorni. Lei adesso se ne va via, ce ne andiamo via. Lo diciamo noi, tutti sposi, è vero? Sento che è vero, si adesso, senti che io sposo, ma diciamo allora, io non arrivo, poi, e se non mi convince, vuoi il tecnico, ma tu non mi conosci più. Allora Benito, noi ce ne andiamo. Prendito, è meglio che te lo porti. Adesso potete rimanere la storia, non è finita così. È tutto chiaro, guarda, no. Sei in giro per 3 anni e mi fai schifo. Ti ho fatto la donna più felice del mondo. Ma cosa? Ti ho amata. Senti, per favore, guarda. Adesso vedo che cosa prendi. Senti, non ho voglia neanche di vedere 50%. Lei per cortesia. Allora possiamo andare. Allora facciamo così. La commedia è finita, tu adesso te vai con tuo piccioncino della nostra sorella, te la tieni, fra 2 giorni ti sposi. Ti portiamo una chiesetta piccola nostra, perché noi la comandiamo con la chiesa. Il prete è anche roba nostra. Ti sposi e non ti preoccupare. Ma ce lo faccio perché la voglio. Ah, è vero. Lo fai anche perché c'è paura di noi. No, anche perché ti sposi. No, non
No, per il bene, per la paura, per la cosa vuoi tu? Adesso cambiamocene, No, prendimi, andiamo lì, andiamo lì, hai capito? E ricordate, che siete venuti a lavoro, siamo lì. C'è fratelli grandi che sono più nervosi di me. Deve sposare tutti i giorni, va bene? È due giorni di tempo. Due giorni di tempo. Allora, ciao. Senta troppo. Aspetta, bella sorella, deve sposare. Adesso vogliono che io ti sposo con la forza, allora, è questo che voglio dimostrare. È vero che non mi sposi solo perché ti hanno minacciato? No, ti sposo. Però la donna più e quella donna chi è quella donna? Quella è una donna così di passaggio, nient'altro. Per me l'unica donna sei tu, Gianna. Non ti preoccupare. Se io sono contro i tuoi è perché praticamente voglio fare il matrimonio per paura. Capito? Ti amo. Ti amo, Gianna. Ti amo. Adesso andiamo a riposarci un pochettino. Purtroppo è andata in questo modo. Ti hanno fatto male, vero? Ma comunque, passa tutto. Certo. Ancora dovrai vedere. Senti Silvano, ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Ma tu cosa dici? Tuo fratello mi vuole sposare solo perché è stato minacciato dai miei fratelli? No, cosa perché tu vuole te? Ne sei sicura? Certo. Sei emozionato? Abbastanza. Ma anche se mio fratello, tu sei cosa mai attratto? Va bene, ti auguro tante belle cose. Ti ringrazio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice:
non hanno più vino. E Gesù dice ai discepoli, a lei, donna, desideri da me questo, non lo sai che ancora non è arrivato l'ora? Non è ancora venuta l'ora, maestro, di tavola. E se lo portarono, ma come ebbe il maestro di tavola assaggiato l'acqua e mutato in vino. Amen. Amen. Sì. Lui deve dire prima io. Sì. E allora... Io, Benito, prendo te, Gianna, come mia sposa e prometto sempre ogni circostanza, felici o inversa. Di amarti, di abbracciarti per tutta la vita. Aspetta, fa bene. Augea, vai. Io, Giovanni. Io, Gianna, do a te questo anello, segno del mio amore, del mio sposo, e prometto sempre di... Io, Benito, do a te, Gianna, quest'anello in segno di amore e di fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Io, Benito, prendo te, Gianna, come mia sposa, e prometto sempre ogni circostanza, felici o inversa. Di amarti, di abbracciarti per tutta la vita. Aspetta, fa bene. Io, Giovanni. Io, Gianna, do a te questo anello, segno del mio amore, del mio sposo, e prometto sempre, dice, o avversa. Amen. 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 Quando ho letto, io... Santo Verbo Sacramento... Ci vuole dire, esatto, non ti preoccupare. Io benedetto a te questo anello. Io, Benito, do a te, Gianna, quest'anello in segno di amore e di fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Anello in segno d'amore e di fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco l'anello di Dio, che è colui che toglie il peccato della nostra vita. Ogni giorno nel mese di settembre alle ore 13 nella chiesa Madonna del Carmine, davanti a me, delegato parroco, alla presenza dei testimoni si sono presentati il signor Benito Viola con la signorina Gianna. Alla presenza dei testimoni Ciccone Vincenzo e Silvano Luzzoni. Articolo, ora vi leggo l'articolo. Articolo 51, il marito è il capo della famiglia. Articolo 153, la moglie deve seguire il marito ovunque. Quindi un matrimonio. Sì,
migliori auguri. No, a mio nome. Questo per andare a Via Spinoza dovete andare. Grazie. Fino a Bergo sia naturale. Grazie. Fino a migliori auguri. Alla nostra! Alla nostra! Unite, uno per tutti! Tutti per uno? Tutto per uno. Tanti auguri, auguri, Però aspetta, auguri da capo, veramente auguri. Beh, finalmente adesso vi lasciamo in pace perché ce ne dobbiamo andare a dormire. Anche il mio ha fatto un bel viaggio di notte. E chi è questo? Vento. Guarda, se sai pregare, dillo l'ultima preghiera perché questa è l'ultima volta. Ascolta, quello che ti voglio dire. No, guarda, è inutile. Stop, no, per favore. Siamo... Via. Beh, finalmente ormai il matrimonio si è concluso. Noi ce ne andiamo a casa. Speriamo che avete dei bambini. Va bene. Shh. Chi è questa? Questa qua che è? Che cosa vuoi, Nadia? C'è la chiusa scena, Ma stai riprendendo? E allora ormai è finita, sì. Speriamo che tutto è passato. Ma per adesso sembra che noi abbiamo una bella casa. Finalmente, cognato, certo. È venuta l'ora di questo bellissimo matrimonio. C'è una donna che dorme. Cosa? Evitiamo di parlare un po' troppo, perché... Ma, ho pure fretta, guarda te. Non scherzare, però. No, non scherzo, sono lucidissima e non credo che sia pazza, Insomma, cosa vuoi? Non lo so. Adesso... Niente. Tra me e te è tutto finito. Voglio solo farti fuori. Basta. E il motivo? Lo sai già. Il motivo è questa donna qui. Ascolta. Ma poi lei non c'entra niente. Sei tu un vigliacco. E da vigliacco devi morire. Anzi, in ginocchio devi morire. Nadia, vattene. No, non me ne vado. Non mi fa paura la tua pistola. Vattene, Benito, guarda. Ho già deciso, guarda. Vattene, ti ho detto. Benito! Pazza! Senti, tu sarai una pazza, un cognato! Cognato di... Presto la raggiungi pure. Cosa di tu? Tu sei una maledetta. Sì, guarda. E t'ammazzo pure a te, guarda. Cognato! Sorella! Cognato! Sorella! Forse è un'ambulanza. Un altro colpo serve. Gianna, sono spacciato anch'io. Gianna, io ti voglio bene, Gianna. Quella bastarda, dovevo ucciderla prima. Gianna, amore, voglio avvicinarmi, morire vicino a te, Gianna, io ti amo, Gianna, volevo dirti tante cose, ma oramai, Gianna, è troppo tardi, sì, è troppo tardi, Gianna, amore, oggi abbiamo fatto un grande viaggio di nozze, Gianna, ma per noi sono state soltanto nozze di sangue. Gianna, ti amo, Gianna. Gianna, voglio lasciato detto che ci custodiscono una tomba di sapellirci, uno accanto all'altro. Gianna, quella bastarda
non hanno avuto nemmeno pietà di quella creatura che doveva nascere. Gianna, Gianna, addio per sempre, addio, addio mio dolce amore, ti amerò da qui all'eternità, Gianna, addio Gianna, addio. Ecco, adesso qui vicino a Gianna c'è anche una grande sorpresa, Federico. Federico, vi ricorderete tutte, oh, è che si chitarrista dei Schumann. Che sta dormendo al sole. Che sta dormendo al sole, qui in questa meravigliosa spiaggia, oggi ospite naturalmente di Benito Viola. Credo che sarò un giorno ospite anche io presso Bari. O anche a Milano. A Milano, stesso. Particolarmente Milano, perché Federico vive più a Milano che a Bari, perché oramai fa parte da Milano. Come sapete Federico è un grande artista, e adesso sentirete del vivo della sua voce cosa vuole dirci con saluto della nostra Calabria. E niente, io posso dire questo, che Benito Viola mi ha dato delle soddisfazioni, mi sta dando e credo che me ne darà ancora, anche perché poi c'è in pentola un progetto per l'estate prossima, per il nostro futuro, a parte la trasmissione televisiva che io questi giorni ho registrato, cioè il disco per l'estate, ci saranno dei programmi, a parte radiofonici, televisivi, ma anche programmi anche lavorativi, quindi per me Benito Viola come impresario di zona forse è migliore, innanzitutto perché è molto educato, seconda cosa perché tratta la gente umanamente e terza cosa perché è un amico, un vero amico, e noi ci siamo divertiti con lui anche questi giorni a girare appunto dei filmati, filmati tragicomici più che altro perché sono dei filmati umoristici, cioè che fanno forse anche piangere un po', ma anche divertire, una cosa più da dilettante così per divertimento. Però vi dirò di più, che abbiamo cominciato scherzando, però scherzando si impara, innanzitutto sbagliando, ma scherzando abbiamo fatto delle cose carine, abbiamo fatto veramente rimanere a bocca asciutta anche ai nostri occhi, perché quando abbiamo rivisto le scene non credevamo manco che eravamo stati noi a fare queste piccole scene, innanzitutto perché Benito ieri nel filmato che abbiamo fatto dei due innamorati che si sono sposati con del genitore di lei, perché lui aveva sequestrato sta ragazza, poi infine quel matrimonio, alla fine di tutto l'amante di lui che ammazza tutte e due perché chiaramente gelosa del loro matrimonio, un finale tragico ma nello stesso tempo anche umoristico perché c'erano delle particine simpatiche. Io non ho altro da dire su questo film. Grazie Federico, soprattutto di quello che hai fatto, che Benito Viola lascia un ricordo da Federico, e anche quando sarai assente ci ricorderemo tutto nuovamente da te e dalla tua troupe, particolarmente Gianna e anche il resto. E quindi noi ti ricorderemo, come ripeto sempre, e adesso vorrei vedere il prossimo quando sarà. E la prossima serata o il prossimo film? Cioè il prossimo serata, cioè il prossimo film. Beh, noi la maggior parte le serate le combiniamo con i film. Ah, ecco, quel film. Cioè le combiniamo quasi sempre insieme, anche perché è molto lontano da dove viviamo noi. Però la prossima volta io cercherò di venire 4-5 giorni con un copione giusto, magari fattomi fare da un regista, da un amico mio di Canale 5, anche perché dobbiamo cercare di fare una cosa veramente carina, cercheremo di farla a Taurianova direttamente e nelle zone dei dintorni di Taurianova e magari con il pubblico anche di Taurianova, cioè cercheremo di coinvolgere anche il pubblico, magari facendo diventare magari il dottore, l'infermiere, oppure magari l'operaio lo facciamo diventare onorevole, cercheremo di trovare, di coinvolgere appunto tutta la popolazione per poter portare questo filmato a Canale 5 e dopo da Canale 5 farlo vedere in tutte le zone possibilmente. Benissimo, come avete sentito della voce di Federico, il prossimo sarà Taurianova, di cui vivo io, e così possiamo fare questa meravigliosa, naturalmente accoppiato con la serata che facciamo, perché non è giusto che Federico viene da Milano per girare il film, però ogni data che facciamo. Voglio aggiungere ancora, anche perché non solo il presidente del comitato per quanto riguarda gli artisti, ma veramente si è interessato per fare una chiesa che l'ha rimessa tutta a nuovo, ed è tutto a merito
del nostro presidente che è qui presente, quindi sulla chiesa vorrei che rispondi qualcosa a quello che è il suo interessamento, quello che ha fatto. Ma si vede, in realtà la chiesa cosa devo aggiungere? Non ho niente da aggiungere, Benito. Io faccio la festa, voglio accontentare i giovani, perché amo i giovani. Ecco. Voglio aggiungere ancora anche perché non solo il presidente del comitato per quanto riguarda gli artisti, ma veramente si è interessato per fare una chiesa che l'ha rimessa tutta a nuovo, ed è tutto merito del nostro presidente che è qui presente, quindi sulla chiesa vorrei che rispondi qualcosa a quello che è il suo interessamento, quello che ha fatto. Ma si vede, in realtà la chiesa cosa devo aggiungere? Non ho niente da aggiungere, Benito. Io faccio la festa, voglio accontentare i giovani perché amo i giovani. Ecco. Un applauso. Volevo dire una cosa, che insieme appunto a Donatella ce lo siamo ripetuto molte volte, cioè questo tipo di feste, queste manifestazioni per noi sono importanti, e per questo parlo anche a titolo di Donatella, perché la festa di piazza, come noi in genere la chiamiamo e come viene chiamata, cioè ci dà la possibilità di stare a contatto con tantissime persone. Perché? Perché noi andando in una discoteca, cioè in questi ritrovi dove bene o male diciamo così è ristretta a un certo numero di persone, a una certa elite di giovani, voglio dire, magari manca quel contatto fisico proprio, cioè di poter vedere tantissime teste sotto di noi, e queste teste chiaramente vengono a testimoniare questa voglia di stare insieme. Mi sembra giusto o no? Hai detto troppo. Ripasso il microfono. Cioè, vorrei aggiungere un'altra cosa. La sera del festival, io stavo in casa, e questo è un caso, una cosa che la voglio dire in questa intervista, perché facevamo il nostro discorso sulle giurie del festival. Ogni cantante che noi vedevamo in televisione, praticamente, che dicevamo chi sarà la vincitrice, io, sottoscritto Benito Viola, mi conoscono perché faccio l'impresario da tantissimi anni, quindi ho detto io, questa ragazza, questa cantante, Donatella, per me meritava del... Sì, ma io... Sì. È la verità, perché veramente miravo sul primo posto, però direi sarà la prima o la seconda per me. Infatti comunque è stata la verità, e lo meritava anche il primo posto, lo meritava veramente, perché non solo come artista ma anche come una cantante simpatica che quando è nella festa, nelle spettacoli, cioè, rende la simpatia dappertutto. Ecco, voglio sentire cosa... Dicevo appunto che è meglio così, perché il primo posto viene sempre criticato, vede? Infatti lei dice sempre, sì è vero che io sento dire, ah perché tu me ne dai, però intanto bene il secondo, così di me non ha detto niente nessuno, perché non potevo né arrivare prima o al limite, cioè o anche sotto, possono aver detto qualcosa, ma quello dove così parla di più la gente è proprio il primo posto, perché o che vada bene o che vada male, però ne parlano di più, certo. Invece di me è andata tutto bene, quindi sono contentissima così. Comunque diciamo che questo Sanremo è stata proprio all'insegna della gioventù, cioè dei giovani. Certo. Tre ragazze giovanissime, quindi questo penso di America, e abbia anche un attimino... Donne. Certo, vorrei anche vedere... ha dato appunto modo di far vedere che insomma in fondo siamo validi a qualcosa. No. Basta, gli ripasso. Quindi se noi praticamente in questa nostra intervista che ci lascia Donatella più bello ricordo, con Riccardo naturalmente, volevo aggiungere ancora una cosa, perché noi parliamo per esempio di altri artisti che sono anche arrivati in finale a Sanremo, però questi artisti praticamente ce ne sono, non voglio fare nome perché la critica non è giusto, uno delle critiche, Donatella Milani con Riccardo Azzurro noi lo sentiamo dappertutto, mentre gli altri non si sentono, anche se sono arrivati magari prima, ecco, non sentono, mentre Donatella sentiamo sempre sulle televisioni, la sentiamo nei giornali, la sentiamo, quindi significa che il suo successo andrà sempre migliorando, ecco, questo volevo dire. Adesso volevo chiedere, non so se voleva la signora, veramente non abbiamo detto anche una parola. No, la signora è arrabbiatissima. No, non sono arrabbiata. Cioè, le chiedo che si... Il pubblico è molto caldo e quindi era lì per dirci ma tornate fuori un attimo. Non sperare
dichiarazione di Tauriano. Sì, Allo sapeva di già, insomma, ma così non se l'aspettava. Comunque le mura, ecco appunto, stanno bussando, ma è tutto a posto. Comunque pagheremo danni, pagheremo danni. Bene, prima di finire questa nostra intervista e lasciare questo bello ricordo di Donatella e di Riccardo, volevo dire solo una cosa, che noi abbiamo avuto degli altri nomi qui nei dintorni in qualche piazza. Io sono sicuro, e questa sera ci rivedremo.